Salve a tutti. Nell'ultimo articolo su Tag Medicina, che esce oggi sabato, nell'ultimo blog, abbiamo parlato di un argomento particolare, dell'infertilità maschile. Ma sotto quale punto di vista? Sotto il punto di vista della frammentazione del DNA. Ci sono casi in cui la gravidanza non arriva, la donna è in piena salute e lo spermiogramma sembra essere perfetto. Ma in effetti ci potrebbe essere un problema a livello di DNA, quindi non facilmente individuabile, che viene individuato facendo un test particolare, che è il test di frammentazione. Se la frammentazione degli spermatozoi, del DNA degli spermatozoi è eccessiva, chiaramente quello spermatozoo non sarà capace di iniziare il processo della fecondazione o anche farà in modo che l'embrione non sia in grado di proseguire la sua vita. E questo spiega ad esempio la poliabortività o appunto le gravidanze che non riescono ad arrivare malgrado la normalità di tutti i parametri. Lo studio che riportiamo oggi ha individuato, chiaramente sperimentalmente, in un gruppo di roditori che esposti a una ipovitaminosi, quindi con una dieta carente di vitamina D e la mancata esposizione ai raggi ultravioletti, che poi assomiglia un po' alla vita che oggigiorno stiamo tutti noi facendo, e in effetti la popolazione italiana è povera di vitamina D nei test ematologici quando si fanno i controlli, si è visto come aumentando i livelli di vitamina D effettivamente la frammentazione che si verificava invece nella ipovitaminosi tendeva a migliorare. Per cui questo, diciamo, è un parametro importante che dobbiamo tenere in considerazione sia nel nostro stile di vita alimentare, nell'integrazione, ma anche un'attenzione che noi andrologi dobbiamo avere quando la coppia non riesce ad avere una gravidanza, malgrado tutte le attenzioni e tutte le apparenti normalità. Con questi vi saluto, vi aspetto oggi per chi ne avesse desiderio o bisogno nella rubrica L'esperto risponde di Tag Medicina e auguro a tutti un buon fine settimana.